Buongiorno a tutti. Volevo far raggiungere a voi la voce dell'ANAPS dopo gli ultimi eventi. Riteniamo che sia stato molto grave la convocazione avvenuta in tarda serata di domenica sera da parte del capo del governo Conte per risolvere il problema della scuola e del precariato. Da nostro punto di vista non c'era nulla da risolvere, la situazione era chiara. I precari chiedevano dei diritti, molti onorevoli e senatori avevano fatto delle dichiarazioni precise a favore dei precari e si erano tutti dichiarati a favore di un concorso per titoli e servizio e noi abbiamo le registrazioni di tutte queste dichiarazioni. Quindi non c'erano accordi da raggiungere, non c'erano compromessi da raggiungere. Il compromesso è veramente una brutta parola, perché è qualcosa che si fa alle spalle degli altri per fregarli. E così è stato. E così è stato perché questo governo non ascolta la voce del popolo, non ascolta la voce dei lavoratori, va esattamente per la sua strada e fa quello che vuole. Un governo dovrebbe essere messo a governare, si dice così, la sua funzione, perché dovrebbe essere il portavoce delle istanze del paese, non il portavoce di istanze e di interessi personali, partitiche e soltanto per stare al potere. La soluzione era una sola, bisognava rimuovere la ministra Azzolina che fino ad oggi ha dimostrato di non essere in grado di gestire un ministero così importante come la scuola. Gli errori che ha fatto e che sta facendo sono ancora gravi. Si arrocca dietro questo termine di meritocrazia, dove lei per prima e il governo per primo dimostrano di non essere assolutamente meritocratici. I precari chiedevano un'assunzione per titoli e servizio, i parlamentari avevano garantito che avrebbero portato avanti queste istanze, nulla di tutto ciò è avvenuto. Una ministra che non ascolta il parere autorevole del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione dimostra di non essere assolutamente in grado di capire che cosa serve nella scuola. Quindi la meritocrazia è una parola di cui si stanno riempiendo la bocca il Movimento 5 Stelle, ma l'aspetto gravissimo è che gli altri glielo consentono. Gli altri consentono a questa persona e a chi per lei, a questo governo, di continuare a stare al potere, di governarci, di far passare delle norme che sono anticostituzionali. Ci hanno chiusi in casa, stiamo andando avanti a furia di decreti, ci stanno imponendo di tutto e di più. Il paese sta andando in rovina, in miseria. Forse è quello che vogliono nascondere dietro l'emergenza sanitaria. E nessuno fa niente, si cercano solo compromessi, ma squallidi compromessi pur di stare al potere. Naturalmente questo tutto che cosa? Sulla pelle della gente. Questi precari che ancora una volta vedono negato il diritto alla stabilizzazione in nome di una meritocrazia che nulla ha a che fare con la realtà. Nulla a che fare perché anche questo concorso che loro stanno proponendo è una farsa. È una farsa, assolutamente. Quando a settembre ci troveremo nel marasma totale delle scuole che non sanno ancora come devono riaprire, perché la ministra non è assolutamente in grado da sola di prendere delle decisioni e quindi ci troveremo classi pollaio, ci troveremo precari che devono essere sistemati, poi vedremo quale compromesso il governo troverà. Sempre naturalmente che sulla pelle delle famiglie, degli alunni, della scuola, della società. Perché questa è la realtà. Siamo di fronte a un governo che, pur di stare al potere, accetta e trova di compromessi più assurdi. E l'aspetto grave è comunque di chi glielo consente. Perché quell'opposizione trasversale che si era formata e che aveva garantito che avrebbe tutelato i precari, in realtà, di fronte a delle promesse di mantenimento del potere, delle poltrone del governo, ha ceduto le proprie armi. E ha ceduto. Ma cedere in questo caso non è un gioco. Cedere vuol dire che noi stiamo mandando allo sbaraglio migliaia e migliaia di persone. Poi, però, sorge la domanda:
che è molto divertente, perché tenuto conto dal sindacato da cui viene la ministra, sappiamo benissimo che i ricorsi sono pronti, perché ovviamente verranno individuate tutte gli escamotage e la norma darà adito a tutto questo per portare avanti quello che è questa pessima abitudine che in Italia noi abbiamo acquisito, che è quella dei ricorsifici, che ingrassano soltanto le tasche degli avvocati e di qualcuno, ma sono sempre fatte sulle spalle della povera gente che continua a illudersi che attraverso i ricorsi riuscirà ad ottenere una stabilizzazione. Questo ci dispiace moltissimo, noi continueremo a combattere, cercheremo in tutti i modi di sostenere i precari. I precari poi sono una fascia molto grande della nostra società, vanno dalle scuole paritarie, i precari curriculari, gli insegnanti di religione, c'è tutta una fascia di precariato che è stata trascurata e che viene continuamente denigrata dal governo per i propri interessi personali, per continuare a stare al potere, gestire i propri interessi e quelli di qualche piccola lobby. Questo è effettivamente grave, gravissimo, perché va a ledere il diritto di un paese, va a ledere il diritto delle famiglie. Perché in tutto questo contesto, quello che non si dice mai è che chi verrà maggiormente penalizzato sono le famiglie. Le famiglie delle scuole paritarie che non possono scegliere liberamente a quale tipo di istruzione affidarsi. I precari che nella loro incertezza non riescono. Rimane il dubbio di riuscire a mantenere una famiglia se ce l'hanno, non riescono a presupporre neanche l'ipotesi di costruirsi una famiglia in questa incertezza totale e questo è gravissimo, per un paese che costituzionalmente garantisce il lavoro è una cosa veramente grave che noi abbiamo denunciato, stiamo denunciando e continueremo a denunciare. Grazie a tutti.